noi siamo arrivati al capitolo 22, l'ultima parte, quindi vogliamo leggere questa mattina e saluto anche coloro che sono a casa, i nostri fratelli che sono parte della Chiesa nostra, che del Signore tra l'altro, che è la cosa più importante, non è nostro, nostro nel senso come comunità, come famiglia spirituale. Saluto i fratelli che sono anche della nostra Chiesa a Rimini, perché molti magari non hanno potuto spostarsi anche dalle Marche e quindi ci stanno seguendo da casa anche in questo momento, quindi un saluto anche a voi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. È con gioia che noi questa mattina possiamo davvero gioire, cantare, pregare e ascoltare la parola del Signore. Quindi noi leggeremo lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo di numero 2, dal versetto di numero 16. Se avete trovato dite amen. Benissimo, quindi vogliamo leggere. Questo è un brano, devo dire, un brano molto importante che ci spiega proprio il contesto che questa chiesa stava affrontando e devo dire che non è un brano molto facile anche da predicare. Quindi pregate, fate una preghiera in più per me questa mattina. Voi capirete perché questo si parla di un qualcosa di molto importante, però quindi per primo leggiamo la parola del Signore. Quindi Colossesi capitolo 2, dal versetto di numero 16. Paolo, avvertendo i fratelli, lui dice: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a nuovi luni o a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi al suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza attenersi al capo, da cui tutto il corpo ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti progredisce nella crescita voluta da Dio. Versetto 20: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Versetto 23: quelle cose hanno, è vero, una reputazione di sapienza, per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. Signore, io ti ringrazio per la tua parola e prego che la tua grazia ci possa accompagnare in questo tempo. Ti chiedo una grazia, Signore, particolare, che tu, Signore, possa avere misericordia e aiutarci, Signore, a comprendere questo brano così importante di questa lettera, nel nome di Gesù. Amen. C'è un detto in Italia, mi piacciono molti detti, come voi sapete, io ogni tanto mi vado proprio a cercare, c'è un detto che dice così: chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare. La persona che zoppica, ossia, e c'è un altro di fianco, magari noi abbiamo la capacità di influire nella vita delle persone. E quando una persona zoppica, quello che magari non zoppicava, anziché camminare bene, incomincia a zoppicare perché è di fianco a un altro che zoppica. Però il problema non è zoppicare. Peggio del zoppicare, che già è un grave problema, no? Per camminare tranquillamente, è quando una persona si sente a posto. Quando c'è un orgoglio dentro di sé e dice: io zoppico e tutti quanti devono zoppicare come me, tutti quanti devono essere come me, perché se tu non fai quello che faccio io, allora tu sei messo in secondo piano. Questo, cari, è una maniera molto, 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 molto semplice e foi per appena entrare nel problema che la Chiesa ai Colossesi stavano affrontando. È un problema molto serio perché è in contrasto con i regimi religiosi esterni, ossia vuoti, cose che non servivano, usanze esterne che non contribuivano alla fede, ma queste persone che spiritualmente stavano zoppicando, non con una gamba, con tutte e due, si sentivano grandi, si sentivano forti, si sentivano potenti, si sentivano veramente persone spirituali.
C'erano, allora, c'erano due team, diciamo così, due aspetti principali. Da un lato c'erano i legalisti, quelli che dovevano osservare tutte le leggi prescritte già nell'Antico Testamento. Voi vedete che Paolo parla molto di questo stamattina. E dall'altra parte quelli super spirituali, super eroi, quelli che hanno visioni, quelli che parlano con gli angeli, ma hanno una cosa in comune. Questi che sono i legalisti e questi che si sentono super spirituali hanno una cosa in comune: l'orgoglio. L'orgoglio. Perché si sentono superiori al prossimo e non danno la gloria al Signore. Allora Paolo sta avvertendo ai fratelli dicendo: oh, fermate! Fermatevi, perché noi non possiamo darci al lusso di continuare in un contesto dove le persone si reputano all'altezza di arrivare a Cristo. È Cristo che è venuto a noi, è Lui che ci ha chiamato, è Lui che si è rivelato, eppure ci sono persone ancora oggi che hanno lo stesso atteggiamento. Pensano di essere atleti che corrono 100 metri in pochi secondi, ma in effetti il loro orgoglio è tutto vano, perché sono persone che zoppicano. Non sanno camminare, eppure si vantano di quello che loro fanno. Un orgoglio tremendo nella vita, nello stomaco, nelle ventre di queste persone. Allora, quello che Paolo sta dicendo a noi è che il vero imperativo è vivere per il Signore. Che noi dobbiamo attingere Cristo, perché Lui è la nostra vera salvezza, per il nostro cuore. Allora Paolo ci sta dando un avvertimento questa mattina, come per esempio se tu devi fare un passaggio a livello e si chiude, no? E tu non puoi passare, c'è il lampeggiante, tu che cosa fai? C'è un rischio di morte se tu attraversi quando il treno sta per passare. O magari quando tu vedi una bottiglia che c'è il veleno, di solito si usa un simbolo, no? Per descrivere quando c'è un pericolo, un veleno, c'è un teschio con le due ossa, no? Per dire rischio, pericolo di morte. Se vai magari nei quartieri c'è questa sorta di una piccola, non una piccola, anche vicino a casa nostra c'è una piccola costruzione, come lo posso chiamare, dove una cabina elettrica, e Enzo ne sa qualcosa, dove magari se una persona va ad attingere, va ad aprire quello sportello, può toccare lì i cavi e c'è rischio, pericolo di morte. Paolo sta dicendo ai fratelli: fratelli, io vi voglio avvertire perché qua veramente c'è pericolo di morte. E questo è un problema di eresia, eresia, falsi insegnamenti. E voi vedrete che praticamente tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, praticamente tutte, hanno un problema che lui affronta di solito all'interno delle chiese. Gente che quando, dopo che lui aveva predicato, insegnato la parola, lui si spostava per andare a predicare la parola da un'altra parte, e all'interno delle chiese nascevano persone che non si attenevano alla parola, incominciavano a zoppicare spiritualmente parlando e insegnare precetti che non sono biblici. E anziché avvicinare il corpo di Cristo al Signore Gesù, che è il nostro sommo sacerdote e salvatore, si allontanavano dal Signore. Questo è il contesto, questa è la preoccupazione di Paolo. Paolo è nel carcere. Paolo dice: guarda, io non sono neanche stato presente quando questa chiesa è nata. Non sono stato io, diciamo, il missionario fondatore di questa chiesa, ma io mi preoccupo con voi. Io sono spiritualmente con voi, come lui dice sempre in questo capitolo 2 precedentemente. Allora, questo era un rischio, questo rischio di dimenticare i precetti di Dio, qualcosa di antico. Perché anche in Deuteronomio, capitolo 6, versetto 12, dice: guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. L'essere umano ha questa tendenza. Appena magari incominciamo a spiccare il volo, pensiamo che siamo dominatori di tutto. Appena magari una persona prende la patente, diciamo così, adesso la posso accelerare, posso fare. Sai questa illusione che l'essere umano è? Allora, Gesù Cristo dice anche là in Matteo capitolo 7, versetto 15: guardatevi dai falsi profeti, quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci. Io non ho mai visto un periodo come quello che noi stiamo vivendo, per non bastare tutta questa difficoltà di questo Covid e quant'altro, e molta gente si è spostata per l'ambito
mediatico, diciamo così, di internet, e tu vedi tutti i tipi di predicatori, tu vedi gente esattamente predicando quello che non dovevano predicare, e un sacco di pecore malate nella mente e nel cuore che seguono questi falsi precetti. Gesù Cristo già aveva avvertito. Gesù dice anche in Marco capitolo 12 versetto 38, nel suo insegnamento Gesù diceva: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutate nelle piazze, dice. Poi disse loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dell'abbondanza dei beni che uno possiede, ma egli ha la sua vita. Allora Paolo, sempre qua in capitolo 2 versetto 8, lui avverte dicendo: guardatevi, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani ragioni secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Guardatevi, state attenti, state alla larga di queste persone. Paolo questa mattina ci fa tre avvertimenti. Qual è il primo avvertimento che l'Apostolo Paolo ce lo fa? L'avvertimento: nessuno vi giudichi. Versetto 16, capitolo 2, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Nessuno dunque vi giudichi, sta dicendo Paolo. Allora, questo avvertimento espone-si a quello che è un avvertimento contro il legalismo. Che cos'è il legalismo? Qualcuno sa che cos'è il legalismo? Il legalismo all'interno di questo contesto è gente che si atteneva alle usanze soprattutto di Israele, dell'Antico Testamento, e osservando la legge di Mosè, dicevano: se tu non fai come ti ha detto Mosè, o se non fai esattamente come sto facendo io, ossia come se andassero a misurare la tua spiritualità in base alle usanze dell'Antico Testamento, e tu dovevi fare tutto questo. Guarda quello che dice Paolo, per entrare qua nel contesto, accompagnatemi. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare. Sono cinque cose: mangiare, bere, feste, nove luni e sabato. Quindi alcune cose che hanno a che fare con il mangiare, alcune cose che hanno a che fare con il bere, alcune cose che hanno a che fare con le feste, pensiamo alle feste ebraiche, a nove luni, ossia perché il calendario era attraverso, ossia, la luna, il calendario, non, per esempio, noi usiamo un calendario solare, Israele ha sempre usato un calendario lunare, quindi nove luni ha a che fare con un calendario in base che accompagna le lune o ai sabati, un'altra cosa estremamente sentita nell'Antico Testamento. Ma Paolo dice che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Allora, qual è l'avvertimento che Paolo sta facendo qua? Che le loro dottrine erano una strada, era un miscuglio. Sai quando tu a casa non sei andato a fare la spesa, tu guardi l'armadio, quello che c'è. Tu guardi quello che c'è e dici: ma che cosa ce l'ho? Ce l'ho con la pasta, ma non c'è la pasta sufficiente per tutti. Allora magari metti tu due tipi di pasta, due tipi di sughi. Sai, chi ride perché sicuramente già ha fatto una cosa del genere, perché dici: io devo approfittare quello che io ho, devo mescolare tutto per cercare di mangiare. Allora, cari, questo era quello che questa gente stava facendo. Le loro dottrine erano una strana miscela di misticismo orientale, legalismo ebraico e una infarinatura di filosofia e anche qualcosa di cristianesimo. Quindi era un miscuglio. Qual è un esempio di quello che è un miscuglio? L'Islam. L'Islam prende molto dall'ebraismo, alcune cose dal cristianesimo, e hanno creato una cosa che non c'entra né con Israele e molto meno con Cristo. E voi sapete molto bene quello che è venuto fuori. Quindi un pericolo che sta accadendo nella vita di questa chiesa. Quindi apparentemente, però, di tutte queste cose che io ho citato, quella che è più forte è l'enfasi, l'impronta ebraica. Perché poi vedete, mangiare, bere, tutto questo, se vai nelle prescrizioni che Dio aveva dato per il suo popolo, proprio per distinguere loro, per una questione anche di salute, per preservare anche la discendenza di questo popolo, quando noi vediamo il libro, per esempio, di Levitico, soprattutto noi vediamo sia che loro adesso cercano di riprodurre tutto questo. Allora, apparentemente il legalismo ebraico ha giocato un ruolo molto importante, come ho detto, e in qualche modo aderire, ossia, alla routine della vita dei fratelli. Ossia, se tu non fai questa routine delle usanze ebraiche, allora non stai bene. Però Paolo che cosa dice? Nessuno vi giudica.
Nessuno ti deve giudicare se tu fai o non fai queste usanze. Noi vedremo perché non si deve giudicare. E io dico una cosa, già posso anticipare, noi viviamo in un tempo dove molte persone oggi, credenti, incominciano a suonare il shofar. Sapete che cos'è il shofar? Il shofar è il corno, non di bue, perché non si può usare quello di bue, di antilope semmai, no? Perché è uno strumento che si usava nell'Antico Testamento. A me che qua devo dire che mi starebbe bene, no? Perché da mettere qua non sarebbe malvagio. Quindi il kefah, che è il cappellino che gli ebrei mettono, o il talit, no? Che è una sorta di veste che si mette sopra, come se questi attrezzi, questi apparati, diciamo così, ebraici, dessero più spiritualità. Allora magari la prossima domenica, Enzo, prima di cominciare il culto, tu vieni qui davanti, prendi il shofar, cari, è questo quello che il Signore vuole per noi? Io vedo credenti che ancora oggi nel 2020, pensano che la vera spiritualità è quando tu devi celebrare il sabato. Ora incominciano a dire Shabbat Shalom. Fabiano, ma tu sei contrario a Israele? Non, Signore. Tu sei contrario all'Antico Testamento? Non, Signore. Ma tu sei favorevole che noi oggi diventiamo ebrei? Sì, Signore, sono contrario. Noi non dobbiamo diventare ebrei per essere di Cristo Gesù, noi dobbiamo essere di Cristo. Perché anche Israele non è di Dio, perché hanno le pratiche e le usanze di Israele, ma l'Israele di Dio siamo noi che siamo con Cristo Gesù. E in questo Israele del Signore ci sono ebrei di nascita, ci sono austriaci di nascita, ci sono rumeni, ci sono italiani, ci sono giapponesi, ci sono persone di tutto il mondo, di ogni tribù, di lingua, di nazione, che appartengono al Signore. Ma questi fratelli dicevano, se tu non suoni shofar, se tu mangi la pancetta, se tu non puoi mangiare, puoi immaginare un italiano che non mangia la pancetta o che non mangia il prosciutto. Però un ebreo oggi, ci sono persone che hanno grosse difficoltà, anche se sono cristiani, non c'è nessun problema. Noi vediamo che Paolo dice in Romani capitolo 14, se tu non vuoi mangiare, perché non te la sei, non c'è nessun problema, per non giudicare quello che mangia, e quello che mangia non giudicare quello che non mangia. Quindi è questo che Paolo sta dicendo, che questo legalismo non portava da nessuna parte. Allora, quando dice, nessuno dunque vi giudichi quanto a mangiare, quanto a bere, si trova quindi questa parola, ossia, che vuole giudicare nel senso di togliere la libertà della persona. Volevano ossia mettere il bastone tra le ruote, perché loro stavano dicendo, di nuovo, la tua spiritualità è basata, è calcolata in base alle usanze che tu fai. Però che cosa dice l'Apostolo Paolo, capitolo 2, versetto 9, facendo un passo un pochino indietro? In chi noi siamo salvati? In chi noi abbiamo la pienezza? In chi noi abbiamo la certezza di vittoria? Versetto 9, perché in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Sulla croce ha cancellato il debito e il dominio della legge. Amen. Quindi il Signore ha cancellato i miei peccati, i tuoi peccati, i nostri peccati in chi? Nella persona del Messia. Lui è morto, è risorto, ha pagato per i nostri peccati. E l'Apostolo Paolo, quando lui è andato da tante parti, per esempio Tito non ha fatto circoncidere, Timoteo ha fatto circoncidere perché stava lavorando più con gli ebrei. Allora Paolo è sbagliato? No, non è sbagliato, ma ha fatto capire anche alle persone che non era la circoncisione fisica, ma era quella del cuore, perché la nostra salvezza è basata in Cristo Gesù. Allora i miei cari fratelli messianici, e questi cari fratelli che pensano che attraverso suonare il shofar o il talit o diventare ebreo, la Chiesa di Cristo non deve diventare una Chiesa ebraica, la Chiesa di Cristo deve essere il centro della volontà di Dio, riconoscendo che Gesù Cristo è il Messia che è venuto, ha vissuto 33 anni perfetti, è morto per pagare per i nostri peccati sulla croce, è stato seppellito e risorto, perché in Lui abita tutta la pienezza della Deità, e sulla croce ha cancellato, ha strafatto. Non sei più tenuto a osservare la legge dell'Antico Testamento per essere salvato. Amen. Quindi nessuno vi giudichi, dice la parola di Dio. Versetto 14 dice di capitolo 1 di Colossesi, ele ha cancellato il documento a noi ostile, in cui i comandamenti ci condannavano. La legge serve non per
salvare, ma serve per condannarti, per farti capire che tu non sei in grado, io e te non siamo in grado di ubbidire 615 comandamenti. E ogni volta nell'Antico Testamento Dio aumentava i comandamenti per mettere alla prova, per far capire a Israele che non è attraverso le opere o attraverso la legge che sono salvati, ma Dio ha imputato salvezza ad Abramo per mezzo della fede, perché ha creduto nel Signore. Allora Paolo dice, egli ha cancellato il documento a noi ostile, versetto 14, i comandamenti che ci condannavano e ci ha tolto, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Quindi come credenti oggi noi siamo sotto la grazia del nostro Signore, noi non dobbiamo diventare ebrei. Se io fossi un missionario in Israele e i miei cari fratelli facessero, che ne so, una festa ebraica, in quel contesto non vedo nessun problema, perché fa parte di quel contesto. Allora io non posso pensare che qui in Romagna adesso noi dobbiamo fare la festa dei tabernacoli, delle trombe, o tutte le sette feste che noi troviamo per esempio nel libro dei numeri, no? E fare, praticare qui, perché se noi li pratichiamo allora noi avremo un qualcosa di più spirituale all'interno della nostra chiesa. Io non vedo così, cari fratello, sorella in Cristo Gesù, io vedo piuttosto che quel brano della parola di Dio nell'Antico Testamento io lo devo predicare, lo devo insegnare, prendere i precetti, l'insegnamento, il principio che Dio insegna per noi oggi, quello è sempre parola di Dio, ma io non sono tenuto a obbedire la legge di Mosè per avere vita con Dio, è per mezzo del Messia, è Cristo che è venuto e non io che posso salire verso Dio. Quindi quello che Zoppica sta dicendo, io Zoppica, ma sono meglio di te, no, noi tutti siamo dei peccatori. È solo quando Cristo viene e ci trasforma che noi possiamo essere salvati. E quindi Paolo sta dicendo questo. Vedete, Paolo dice che quando noi siamo in Cristo, che cosa accade? Leggo per voi Romani 6,14. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. È la grazia del Signore. Ossia, Dio ha amato noi mentre noi eravamo peccatori. E essendo nella condizione di peccatore, non pensavo, non pregavo, non cercavo Dio, e il Signore già mi amava. E Lui ha preso l'iniziativa di chiamare te, e di chiamare te, e di chiamare te, di farci diventare suo popolo. In capitolo 9 di Romani, versetto 4, lui dice giustamente questo, guarda, cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria in parte, la legislazione, quindi appartiene a loro, al servizio sacro e le promesse. Sembra strano che ora che sono cristiani vogliono sottomersi al legalismo ebraico. Quindi, ossia, noi oggi siamo veramente con il nostro Signore, dobbiamo rimanere con Cristo, perché questa è la volontà del Signore. Non che noi obbediamo la legge, nel senso come se quella fosse un precetto che ci aiutasse a essere salvati, ma noi siamo salvati per mezzo dell'opera del nostro Signore Cristo Gesù. Chiaro, è chiaro questa cosa? È molto importante, io ci tengo a dire questo, e oggi è un insegnamento estremamente anche dottrinario, perché noi abbiamo bisogno di capire quello che Cristo ha fatto per noi e quelle cose che noi non possiamo avere affatto dubbi, come Paolo sta dicendo qua, per esempio in Romani, capitolo 9, versetto 4, che voglio appunto leggere di nuovo, guarda qua, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, in parte la legislazione, il servizio sacro e le promesse. Quindi appartiene a loro. Ossia, il Signore oggi non sta dicendo che io sono salvato per mezzo di quello che Lui ha stabilito per Israele. La legge serviva per far capire che siamo peccatori e che doveva venire il Messia, per il quale ha pagato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Amen, cari? Questa è la prima cosa molto importante. Non dobbiamo essere insensati di tornare alla legge. C'è una lettera intera che parla di questo nella parola di Dio, che è la lettera di Paolo ai Galati. Paolo dice, per esempio, in Galati capitolo 3, versetto 1, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi, se chi vi ha fatto stare malati, ma chi vi ha ammaliati voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Ossia, io non devo farmi ammalare, leggi tutta la lettera di Paolo ai Galati. Io penso, per esempio, alle persone che quando parlano del sabato, ancora oggi, tra tutte le cose che ci sono scritte qua in Colossesi capitolo 2 del versetto 16, queste cinque cose
il mangiare, il bere, le feste, nove lune e sabato. Gente che pensa che il giorno del Signore è solo il sabato. Ci sono questi sabbatisti, no? Ossia, noi siamo in Cristo e noi celebriamo il Signore la prima giornata della settimana, che è la domenica, perché è il giorno dedicato al Signore. Ossia, se c'è uno di tutti i 10 comandamenti, l'unico che non viene ripetuto nel Nuovo Testamento è sabato. Perché noi non dobbiamo attenerci a quella giornata, tutti i giorni sono uguali. Romani capitolo 14, Paolo dice, uno fa differenza tra un giorno e l'altro, ma per il Signore tutti i giorni sono uguali. Noi apparteniamo e viviamo con il Signore. Allora Paolo sta dicendo che Cristo non ha terminato l'opera di salvezza sulla croce, e che, ossia, chi segue la legge dell'Antico Testamento, il sabato, sta dicendo che Cristo non ha terminato l'opera della salvezza. Io devo ancora aggiungere qualcosa, perché se io non faccio la legge di Mosè, se io non pratico il sabato, se io mangio il maiale, se io non conservo il sabato, Shabbat Shalom, allora Dio non mi porterà davanti a sé. Secondo te è giusto questo? Assolutamente no. Quindi la persona che fa così sta dicendo che Gesù Cristo non è sufficiente per pagare per i suoi peccati. Allora, questi sono i falsi maestri che si erano infilati all'interno della Chiesa. E la vita più spirituale che noi possiamo avere è quella di vivere con il Signore, non quella di dover praticare una legge che a noi non ci può fare più niente. Paolo dice di nuovo, capitolo 2, versetto 16, nessuno dunque vi giudichi quanto a mangiare, bere, rispetto alle feste, nove luni o sabati. Nessuno ti dica, caro fratello e sorella, che tu devi fare queste cose, altrimenti tu ti stai mettendo in un legalismo, in una schiavitù. Quante chiese, per esempio, io ho vissuto, ho già tanti anni che conosco il Signore, ho visto chiese che, per esempio, hanno detto, no, se tu, la donna, non deve tagliarsi i capelli, che devono, ossia, o magari i maschi da una parte, le femmine da un'altra parte. Tante cose che all'interno del cuore della persona non cambia niente. Esternamente si vestono tutti bene, eleganti, con la gravata, tutto quanto, però magari dentro o fuori, soprattutto fuori della sala, è che noi dobbiamo dimostrare che noi siamo di Cristo Gesù. A che cosa serve vivere di apparenza, di legalismo? Ah, ma quanto è lunga la donna? La donna magari, perché uno dice, no, la donna non può usare dei pantaloni. Ci sono a volte, non voglio qui entrare molto nel dettaglio su questo, però quante volte, ossia, la gente ha guardato solo il vestito. Bisogna essere prudente, la donna non deve attirare l'attenzione del maschio, deve camminare, ossia, vestirsi degnamente, no? Non vogliamo provocare nessun scandalo, quindi buon senso all'ordine del giorno, però noi dobbiamo essere prudenti e non pensare che la lunghezza di una gonna che porta a te in paradiso, o la lunghezza dei capelli di una donna, ossia, è tutta una questione di consenso, è Cristo Gesù che ha pagato per i miei peccati. Allora, nell'arco degli anni, molte cose sono cambiate, ma l'obiettivo di questi legalisti era sempre quello, di paragonarsi agli altri. Io sto facendo e tu non lo stai facendo. Allora Paolo che cosa dice? Nessuno dunque vi giudichi. Non lasciate essere giudicato, perché Cristo, dice Paolo Galati 5:1, ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Amen. Non vogliamo essere più schiavi, perché il Signore ci ha liberati. Noi siamo con Cristo Gesù e questo non ci piove. Allora, questo è il sistema legalistico che c'entra, diciamo, riguarda con la dieta, riguarda anche con i giorni, e quindi ancora una volta, come ho detto, la questione del sabato. O qualcuno dice, no, il sabato cristiano è la domenica. Noi non vediamo questo, se era il sabato, la domenica non è mai chiamata il sabato del Signore del Nuovo Testamento, ma si è chiamato il giorno del Signore. Lo vediamo questo, per esempio, in Apocalisse 1:10, vediamo che si parla del primo giorno della settimana, quando il popolo di Dio nel Nuovo Testamento adorava il Signore. Adoriamo il Signore tutti i giorni, ma quando si incontrava, Atti 20, versetto 7, Prima Corinzi, capitolo 16, versetto 2, tutto questo per celebrare la resurrezione di Cristo Gesù. Quindi loro non facevano più questo nel sabato, ma facevano questo piuttosto alla domenica.
Però per esempio, faccio un esempio, io sono stato in Israele anni fa, come voi sapete, io sono stato con dei fratelli a lodare il Signore venerdì sera, perché per loro era il giorno in cui si poteva lodare il Signore, perché la domenica è una giornata lavorativa in Israele, nei negozi, tutto è aperto. Allora Dio, davanti al suo trono, io sarò salvato perché magari ho celebrato il Signore solo la domenica, o perché non ho celebrato il Signore la domenica, il Signore mi avrà salvato. Questo è quello che io e te dobbiamo capire. Io, se sono parte di una chiesa, nel nostro contesto, noi possiamo incontrarci la domenica, perché il Signore ci ha dato questa possibilità, gloria al Signore. Ma se io vado in Africa, ma se io vado in Israele, o se vado da un'altra parte, e le condizioni sono diverse, se io mi incontro un venerdì sera, che sia la mattina, o che sia come Alba Nova, che ci vediamo magari lì la mattina presto, non è l'orario, non è il giorno, ma è il mio cuore collegato al Signore, perché in Cristo Gesù ha pagato per i miei peccati. Non possiamo essere legalisti, o magari per la questione, per esempio, ah, la donna non può usare un orecchino. Quanta gente che si prende nei dettagli, ma io voglio vedere se la tua vita è trasformata per Cristo Gesù. Di nuovo, buon senso per il maschio, buon senso per la femmina. Allora Fabiana ha detto che possiamo fare quello che vogliamo, no, hai detto te, perché io questo non l'ho detto. Che sia chiaro, buon senso, umiltà, sottomissione. Io non devo essere di scandalo per nessuno, però io devo ricordare che la mia salvezza proviene dal sacrificio di Cristo e non dal mio legalismo, ma viene dal nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, cari, noi vediamo che è il Signore, solo la grazia di Dio che mi può salvare. Sai perché? Guarda Paolo come chiama tutte queste cinque cose che noi abbiamo identificato. Quali sono le cose che io ho parlato molto breve? Non abbiamo il tempo qui necessario per parlare di tutte queste cinque cose, che solo questo sarebbero ore da discutere. Quando lui dice delle cinque cose: mangiare, bere, feste, nove lune e sabati. Che cosa sono queste davanti a Dio? Versetto 17: sono ombra. Cosa dice versetto 17? Sono ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Paolo sta dicendo qua che tutte queste cose sono, non c'è nessuna rossa, solo fumo, solo ombra. Magari sto qua e c'è l'ombra, ma tu puoi acchiappare l'ombra, la puoi conservare l'ombra. Lui dice no, questo è soltanto una metafora, è soltanto qualcosa che sta puntando. L'ombra, se esiste, è perché c'è qualcosa che è reale, che è concreto, che ha provocato l'esistenza dell'ombra. In questo caso è Cristo Gesù. Lui dice il corpo è di Cristo, la salvezza viene dal Signore. La salvezza non viene da una chiesa, la salvezza non viene da un apostolo, la salvezza non viene dalla Madonna, non viene da Padre Pio, che era consegnato anche in questi giorni, qua un giorno vi racconto. Ossia, non vengono da queste cose, ma viene da Cristo Gesù. Questo bisogna essere molto chiaro per la Chiesa. Per te che ci segue da casa, per te che sei qui questa mattina, noi sappiamo che sono ombra di cose che dovevano avvenire. Quindi la legge non è più un'ombra, ma la realtà, la sostanza è Cristo. Guarda quello che dice l'autore agli Ebrei, capitolo 10, versetto 1. La legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Io sono avvicinato a Cristo e per questo motivo posso entrare davanti al Signore. Solo per questo motivo, perché Gesù Cristo ha detto anche all'altro che si era venuto di fianco a Lui: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Lui non ha offerto sacrifici, non è stato battezzato, non ha fatto le decime, non ha fatto Alba Nova, non ha fatto niente! Non ha partecipato al ministero, ma lui ha creduto in Cristo Gesù e l'agnello ha cancellato i suoi peccati. È per grazia che noi siamo salvati. Io e te dobbiamo avere timore di Dio, veramente tanto timore del Signore, per riconoscere la sua potenza di quello che noi abbiamo nel Signore, che è meraviglioso. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è ogni giorno di abbracciare la gioia di poter crescere nel nostro Signore. Quindi questo è il primo avvertimento. Qual è il primo avvertimento? Nessuno vi giudichi. Il secondo avvertimento che Paolo ci dà,
dal versetto 19 al versetto 20 è: nessuno ti inganni. O quando o qualcuno, qua è il senso, no, della parola, quando Paolo dice nessuno vi derubi, ossia ingannare, nessuno ti possa squalificare. Il senso qua è di una gara hobbistica. Noi arriviamo e diciamo: no, non è squalificato, non puoi più partecipare alla gara. Allora Paolo dice: no signore, nessuno ti può giudicare e nessuno ti può squalificare. Versetto 18: nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà. Pretesto di umiltà, non è vera umiltà, di culto di angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale. Orgoglio, ossia quel senso di superiorità. Da una parte noi abbiamo i legalisti, dall'altra parte noi abbiamo queste persone, e possiamo pensare soprattutto oggi, facendo un'applicazione subito alla gente, all'ala che crede alla teologia della prosperità. A queste che vengono e fanno così, non so adesso come fanno a soffiare lo Spirito Santo, perché devono usare la mascherina, perché quando fanno così, allora quella gente cade e fanno miracoli e danno, consegnano lo Spirito Santo. Qualcuno dice così: vieni qua a me che adesso io ti insegno a parlare in lingue, o vieni tu qua che adesso ti faccio diventare apostolo. Queste persone che hanno visione tutto il giorno, neanche Sky ha tanta visione così, hanno visione tutto il tempo, ossia hanno sogni, e per loro sono diventate una sorta di guru. È un messaggio forte questa mattina, perché è un problema molto serio in questa chiesa, e se tu non capisci questo, non capisci la preoccupazione dell'apostolo Paolo. Da una parte quelli che sono ingessati, dall'altra parte quelli che si sentono supereroi, appena li vedi comincia a volare, no? Se hanno una potenza, una cosa incredibile. Allora Paolo sta avvertendo: nessuno vi derubi a suo piacere. Perché io vedo che queste persone sono tutto il contrario di umili. Paolo sta dicendo che loro non hanno un pretesto di umiltà, hanno la facciata di umiltà, ma dentro si affidano alla propria visione, gonfio di vanità. Sono tenuti come se fossero dei guru spirituali. E la cosa che più mi stupisce, guarda in giro, ma quanta gente, ah, c'è un fratello, c'è un profeta, c'è un apostolo, c'è una sorella che ha un'unzione di Dio, e tutti quanti vanno dietro. Tutti quanti, per così dire, non tutti quanti, ma molti vanno dietro. Che sia su internet, che sia, per esempio, qui in Romagna, io non voglio dare se racconto il peccato e non il peccatore. Io so di tanta gente che c'è magari un evento, c'è qualcosa, che c'è un personaggio, di solito queste cose sono formate da personaggi, e la gente va dietro, perché quello suona, quello canta, dice: ah, io sento che qua c'è qualcuno che il Signore mi ha rivelato. Senti, ma loro parlano nel nome di Dio, e non con una autorità che è una pretesa autorità, perché non viene controllata la luce della parola di Dio. Questo è pericoloso, ma più pericoloso di questo sono le persone che si fanno guidare da persone che si dicono spirituali. Come fanno questo? Allora tu vai a vedere nella parola, e se loro dicono: no, tu sei troppo, sai cosa dicono? Tu sei troppo religioso, hai bisogno della potenza del Signore, non hai bisogno della chiesa, tu non hai bisogno di frequentare la chiesa. Guarda, è una cosa antibiblica. Antibiblica! Il diavolo è astuto! Ti mette il miele nel ciuccio, no? E dice: ti mette dopo in bocca per ingannare la vita dei credenti che non sono attenti alla parola del Signore. O magari non si trova in un problema, in una difficoltà, e va verso, invece di andare verso il Signore che lo può rialzare, che lo può trasformare, che lo può benedire, perché qua noi abbiamo tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. La persona dice: no, non essere troppo legato alla parola, vai da questo fratello che lui prega e tu sarai davvero, ossia, benedetto dal Signore. Oppure dichiarazione. Io credo che alla luce della parola noi dobbiamo affrontare le tenebre, perché noi abbiamo la luce di Cristo. Però ci sono persone che dicono: io non dico neanche nel nome del nostro Signore, io rilascio potenza, io rilascio potenza, io ti guarisco, il Signore mi ha detto che è qui, il Signore mi ha detto che è te, e così completa la loro profezia. Stai attento a queste cose, perché queste non sono cose del Signore, sono all'ordine del giorno.
In questo tempo di pandemia, in questo tempo che la gente è molto chiusa in casa, in questo tempo della solitudine, c'è gente disperata. Perché? Perché non vanno ad attingere nella parola. Perché non sono attaccati al Signore, perché non sono maturi. E Paolo dice, oh, invece di prendere questo canale, prendi Cristo. Cambia canale, vai verso il Signore. Non lasciarti derubare con loro piacimento. Perché queste persone, che cosa dicono? Versetto 19. Senza attenersi al capo, da cui tutto il corpo ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e legamenti progredisce nella crescita voluta da Cristo. Vuoi crescere? Stai collegato al capo che è Cristo. Se vuoi crescere, stai unito a Cristo Gesù. Se non vuoi crescere e vuoi fare, diciamo, quello che piace, il divertimento, allora puoi diventare un legalista oppure puoi diventare questo super spirituale. Tra virgolette, super spirituale, che sia chiaro. Questa persona piena di vanità. Ma quello che dice Paolo, dice, loro non si attengono al capo che è Cristo. Quando una persona è attenuta al capo che è Cristo, cosa dice Paolo? Cosa succede? Versetto 19. Il corpo ben fornito e congiunto insieme, la Chiesa quando è unita con Cristo, cresce insieme mediante le giunture, i legamenti, e che cosa succede? Progredisce nella crescita voluta dal Signore e non dall'uomo. Noi tutti siamo importanti nel regno di Dio, ma se vogliamo crescere dobbiamo essere legati con il Signore e legati con uno con l'altro, nel nome del nostro Signore Cristo Gesù. Quindi qua la parola tradotta per noi, ossia quando dice nessuno vi inganni, io ripeto, non lasciare che qualcuno ti inganni. Noi dobbiamo continuare a camminare con il nostro Signore. Noi dobbiamo vivere con il nostro Signore, perché è l'atto di grazia di Dio che ci ha fatto essere con Lui. Gesù avverte, Matteo capitolo 23, versetto 14, guai a voi scrivi e farisei, perché divorate le case delle vedove, fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Così ci saranno grandi, ossia noi sappiamo che, perché il Signore dice che ci saranno maggior condanna? Sai perché? Perché questa gente che inganna tanta gente, questa gente che si dice veri cristiani, che stanno predicando di tutto e di più, gente che non crede più che la Bibbia sia la parola di Dio, gente che dice non c'è bisogno del Signore, o se non c'è bisogno più di arrivare a Dio per mezzo di Gesù, basta che tu vai in questa chiesa, cose strane, giorno dopo giorno. Queste persone pagheranno, come dice qua il Signore Gesù, riceveranno maggior condanna. Chi sbaglia di più pagherà di più. E chi si dice profeta, pastore, apostolo, discepolo e tanti altri titoli che si auto sono sedicenti servitori, tu stai tranquillo che loro pagheranno molto, pagheranno davvero molto. Quindi noi oggi abbiamo un pericolo che noi dobbiamo evitare. Il pericolo che Paolo aveva in mente era questo misticismo orientale, la convinzione che una persona possa avere di un'esperienza immediata con il mondo spirituale, completamente separata dalla parola di Dio. Per esempio, parlare con gli angeli. Nel mondo cattolico è molto forte questa cosa. Bisogna dire anche questo. L'angelo custodio, se io parlo, io faccio la preghiera all'angelo, io accendo la candela all'angelo. Queste cose è misticismo, questo è satanismo, questo è antibiblico. Io non mi devo rivolgere a un santo cosiddetto come nel contesto cattolico. Io mi rivolgo a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Io non faccio una preghiera all'angelo perché lui possa presentare la mia preghiera al Signore. Noi dobbiamo pregare nel nome del nostro Signore Cristo Gesù. Paolo dice in 2 Corinzi 11, versetto 13 a 15, quei tali sono falsi apostoli, operai fraudulenti che si travestono da apostoli di Cristo. Gente che si presenta nel nome di Cristo. Ah, ma lì c'è tanta gente, ma lì c'è parola di Dio, c'è l'insegnamento, sono collegato a capo. Ognuno deve avere buon senso, discernimento alla luce dello Spirito Santo e della parola di Dio. C'erano tante persone, la maggior parte non ha seguito Gesù Cristo. E neanche per questo Gesù Cristo ha tolto, perché lui è Messia, il Figlio di Dio. Tutta Gerusalemme ha gridato e urlato, crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Vox populi, vox Dei, no Signore! Non è la voce del popolo che è la voce di Dio. È la voce del Messia, è la voce del Signore per la nostra vita.
Allora devo avere questo discernimento. Non c'è, Paolo dice, seconda Corinzi 11:14, non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste di angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori, anche i suoi servitori, si travestono da servitori di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. Quindi Dio sa chi sono i suoi, perché hanno lo Spirito Santo di Dio. Allora Fabiano, tu stai giudicando tutti gli altri, non questo lo fa il Signore. Perché Paolo sta dicendo qua, nessuno dunque vi giudichi e nessuno vi deludi. Io devo stare con Cristo, collegato a capo. I frutti faranno capire, se non c'è umiltà, che se c'è quel senso di superiorità, che io sono meglio di te, io qua anche mi rivolgo, scusate, oggi è un giorno di sfogarmi, anche i fratelli pentecostali che io amo, rispetto e ce l'ho nel cuore, quando voi dite a noi, o a me, ma tu hai ricevuto lo Spirito Santo, ho detto, da quando ho conosciuto Cristo, e magari qualcuno dice, ma tu parli in lingua, guarda, parlo forse più lingue di te, ma questa lingua che dice di te è come se fosse una tesserina, una credenziale per avere lo Spirito Santo, non è biblico. Allora è tempo che la Chiesa cresca e si attenga alla parola di Dio, perché anche in questo si crea nella, dentro della Chiesa, serie A e serie B, quelle che parlano in lingue e quelle che non parlano in lingue, quelle che hanno visione e quelle che non hanno visione. Io non sto dicendo, voglio ribadire, io non sono meglio di nessuno, questa Chiesa non è la vera verità e la vita, è Gesù Cristo. E noi vogliamo essere attenuti e collegati al capo, quindi questo che sto dicendo, che Paolo ci sta avvertendo, a me, alla nostra Chiesa e a tutte le persone che ci possono seguire. Paolo dice che nessuno cristiano deve pensare che può entrare nella presenza di Dio attraverso queste cose esterne, ma è attraverso la fede in Cristo Gesù. Avendo, Paolo dice, l'autore di Ebrei dice in Ebrei 10:19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, e per mezzo di Cristo. E anche il capitolo 4, versetto 16 di Ebrei, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E quindi noi solo per mezzo del nostro Signore è che noi possiamo avere questa salvezza. E in quanto l'adorazione degli angeli, ossia loro che cosa sono per noi? A proposito di angeli, giusto per finire questa questione degli angeli, sono dei servitori. Io non devo pregare all'angelo, è l'angelo che non deve anche pregare a me, ma l'angelo serve il credente. L'autore di Ebrei 1:14 dice: essi, parlando degli angeli, non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Quindi noi non dobbiamo lasciare che nessuno ci giudichi. Noi abbiamo già detto, vogliamo leggere ancora, Gesù Cristo ha detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Paolo dice, infatti c'è un solo Dio, un solo mediatore fra Dio e l'uomo, che è Cristo Gesù, l'uomo. Quindi cari, è molto forte, veramente so che il tempo è tirano questa mattina, ossia passa molto veloce, e voglio solo menzionare alcuni aspetti del terzo avvertimento che Paolo ci fa. Il primo, nessuno dunque ci giudichi, nessuno ti derubi o ti squalifichi, no? A suo piacimento, perché è gonfio, si sente superiore. Se una persona si sente superiore a te, questo non è buono. Paolo dice che noi ci dobbiamo considerare inferiore al proprio prossimo. Se una persona si sente superiore rispetto a te, non va bene. Allora, una questione è essere spirituale, un'altra cosa è essere carnale, non è questo il punto. Ma se una persona si reputa meglio di te, noi tutti siamo uguali davanti al Signore, abbiamo bisogno ugualmente di Cristo Gesù. Poi per fine, Paolo fa il terzo ultimo avvertimento, che voglio dire velocemente, è che non permettere a nessuno di schiavizzarti. Lui dice qua nel versetto 20-23, se siete morti con Cristo e agli elementi del mondo, perché come se vivessi nel mondo vi lasciate imporre di precetti quali? Lui torna a quello discorso di prima, non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Qua si parla molto di questa pratica di ascetismo. L'ascetismo che è quella di far soffrire il proprio corpo per poter essere davanti al Signore, ossia per poter avere una grazia particolare.
Allora Paolo dice versetto 22: cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Versetto 23: quelle cose vere hanno una parvenza di sapienza, pertanto che in esse è il punto volontario di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. Allora, quando noi parliamo di ascetismo, per esempio in India, proprio l'induismo e tante altre fede che esistono in India, per esempio, loro mettono dei collari, una stella di ferro, una roba pesante, e stanno con periodo tipo 6 mesi. Você não pode dormir, mas tu não pode dormir. Ou magari se vestono, não uma pelliccia que era morbida, mas magari uma coisa fatta com le penne, por exemplo, de cavalo, uma coisa que ti cria colírio. E indossano quello perché se tu indossi quello, stai soffrendo, e se il corpo soffre, allora ti avvicini a Dio. Ou le persone che in Italia vanno in pellegrinaggio a Roma, togliendosi le scarpe, camminando scarse, perché se io soffro e se esce sangue dal mio corpo, allora io è come se stessi avvicinando più al Signore. O chi magari sta per 6 mesi, 1 anno, non sto scherzando, al buio. Gente che si fa soffrire il proprio corpo, Paolo sta dicendo, queste pratiche non servono assolutamente a niente, perché non è questa disciplina fisica che mi porta, questa sofferenza fisica che mi porta al Signore. Io devo sì curare il corpo è il tempio dello Spirito Santo, non vuol dire che una persona adesso può mangiare, può fare tutto quello che vuole, no, con disciplina, ma non è questo che mi porta vicino al Signore, non è l'ascetismo che mi porta a una vera santificazione, ma Paolo sta dicendo che la nostra vera santificazione è attraverso la persona di Gesù. Lui dice, se siete morti con Cristo, Colossesi 2:20, e agli elementi del mondo, perché come si vivesse nel mondo, vi lasciate di nuovo imporre questi precetti. Io non devo, Paolo dice, Colossesi 2:8, guardate che nessuno di voi vi faccia sua preda con filosofia e vani ragioni secondo la tradizione dell'uomo. Questa magari, questo ultimo avvertimento di Paolo, per il nostro contesto è più difficile accadere. Non credo che magari uno arriva a fare, cioè adesso dobbiamo attaccare una catena al collo che i fratelli cominciano a fare una cosa così. Questo sarebbe troppo, no? Sia per quelli che si sentono super spirituali o magari per quelli che sono illegalisti. Ma esiste nel mondo islamico, nel mondo ebraico o nel mondo induista, queste pratiche esistono. Non sei te che deve soffrire nel tuo corpo mortale per avere la salvezza. Cristo Gesù ha pagato per le nostre peccati. Lui si è incarnato e per questo motivo noi possiamo avere la vita eterna, la salvezza per la nostra vita, per il nostro cuore. Quindi la risposta per noi questa mattina è la risposta al legalismo e la realtà spirituale che noi abbiamo in Cristo. La risposta al misticismo, a questi super spirituali, è che la nostra unione con Dio è per mezzo di Gesù Cristo e unione anche con la Chiesa di Cristo. E la risposta all'ascetismo è la nostra posizione in Cristo, nella morte e nella sepoltura con Cristo. Non dobbiamo più soffrire fisicamente perché il Signore ha dato vita alla nostra vita, alla nostra persona, perché noi siamo in Cristo Gesù. Cosa possiamo imparare questa mattina, prima che noi andiamo a casa? Cristo usa la sua Chiesa perché noi possiamo essere edificati e crescere nella fede. Questa è palese. Noi dobbiamo attenerci a questa verità. Dobbiamo attenerci al fatto che Gesù Cristo è pienamente Dio, pienamente uomo, e Lui ha pagato per i nostri peccati. Io devo anche attenermi al fatto che esistono tante false profeti e che devo essere molto attento e essere una persona che non si fa intimidire da persone che mi giudicano o che mi vogliono squalificare come se loro fossero dei giudici. Il giudice dei giudici è Cristo Gesù. E colui che è attenuto a capo, che è collegato al capo, tu stai tranquillo che ha la salvezza perché è merito di Cristo, non è merito nostro. Tu che cosa vuoi fare? Io ti voglio raccontare una storia molto breve e con questa storia noi vogliamo concludere questa mattina. Immagina che tu sei povero. Mai immaginato che tu sei povero? Tu dici, Fabiano, già sono povero. No, ma tu non sei povero. Questa persona che ti chiedo di immaginare, in questo caso te,
non hai più una fissa dimora, non hai dove lavorarti, non hai cibo, tu da magari un anno, due anni che stai camminando come un mendicante e hai fame e hai freddo e non parli con nessuno, sei nella tua solitudine, nessuno sta vicino a te perché l'odore è molto forte e tu sei un emarginato. E camminando per questa strada tu vedi questa bellissima villa. Una villa immensa, bella, è già verso sera, a calare del sole, e vedi tutte quelle belle luci. Questa villa, e man mano stai camminando, ti stai avvicinando, incominci a ascoltare dei suoni, perché lì c'è la musica, buona musica, gente che sta suonando, gente che ride, gente che sta a festeggiare, a celebrare. E man mano ti avvicini già al cancello, nella parte esterna, ma vedi queste persone, dice, ma lì si sente il rumore delle forchette, lì c'è da mangiare. Dice, io qua, povero, senza mangiare, senza poter riposarmi, senza poter lavarmi. All'improvviso però una persona si avvicina e dice, ehi tu! E tu dici, ecco, adesso mi caccia, perché guarda la condizione in cui mi trovo. No, no, non andare via. Sto parlando con te, io vedo che tu magari da molto tempo che non mangi, vuoi venire a mangiare con noi? E tu ti giri e dici, ma magari è sbagliata persona, non è possibile che questa persona mi stia chiamando a far parte di un banchetto. Dice, no, 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 io voglio che proprio te, tu, non importa come sei, vieni, vedrai che ti troverai molto bene. Allora tu fai coraggio, questa persona ti prende e ti porta e dice qua ti puoi lavare, qua ci sono dei vestiti nuovi e qua adesso puoi celebrare insieme a tutti noi perché questa festa è anche per te. Come ti sentiresti? Cari fratelli, questo è quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Noi eravamo una dannazione, disperati, separati dalla gloria del Signore, ma Dio ci ha chiamati per mezzo della sua chiamata infallibile attraverso Cristo. E allora molti credenti oggi, dopo che sono entrati nel far parte della famiglia di Dio, a celebrare con il Signore, c'è qualcuno che vuole uscire dal banchetto e tornare alla sporcizia del mondo, al legalismo, del misticismo, dell'ascetismo, come se fossero il mio impegno personale a poter avvicinarmi al Signore. Che tutto questo sia anatema, maledetto nel nome di Gesù. Perché è menzogna del diavolo, noi dobbiamo attenerci a Cristo, la vera speranza della nostra vita. Tu che cosa vuoi fare questa mattina? Vuoi continuare a banchettare con il Signore o vuoi tornare nella vita di prima? Io voglio rimanere con Gesù. E tu che cosa vuoi fare? Preghiamo al Signore.